Ciao a tutti amici della CV Motorsport, siamo qui oggi in compagnia con Enrico Martino, il nostro nuovo acquisto in squadra dalla stagione 2021. Innanzitutto benvenuto nel team, vediamo subito che ti portano bene, porti proprio bene i colori blu, eh, spero che tu sia contento della, della nuova divisa della squadra. Per iniziare raccontaci un attimo di te Enrico. Ciao Tommy, ciao a tutti, come sto bene davvero? meno male, molto sono bene. proprio contento. Eh, guarda, io sono un ragazzo di Verbagna, ragazzo magari una volta, insomma, inizio a avere 38 anni e, 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 e sono una persona abbastanza tranquilla, via, diciamo così. A parte Dai, molto scorso, diciamo che non sei così vecchio, quindi non, non guardiamo i, i numerini dell'età e diciamo che... Non sia troppo tranquillo in pista. Eh, così dicono via, diciamo così, <ride> così dicono. E a parte il motorsport mi piace cantare come puoi vedere da wow, ok. Brav'o, allora iniziamo ecco, innanzitutto a chiederti, che background motoristico hai. Sappiamo che eh, nel 2020 sei rientrato alla guida del kart ci hai anche rubato una vittoria, no, meritatamente vinto il campionato italiano, il primo campionato italiano a quattro tempi a Corridonia, però innanzitutto vorremmo sapere, vorremmo condividere con i nostri fan e supporter qual è il tuo background motoristico. Allora, io non parto dai go-kart, io parto dal rally, e mi sono ritrovato nell'ambiente Rally perché passava vicino a casa mia per parecchi anni un Rally, eh, mi sono appassionato, ho iniziato a iscrivermi a seguire, dopodiché ho voluto provare a gareggiare e correvo con mio fratello eh, Riccardo, anche lui ha corso nel Kart Sport e... Ho fatto una decina di rally e mi sono divertito tantissimo, davvero, davvero tanto. Poi eh, hanno sempre detto in quell'ambiente che come allenamento, l'allenamento migliore sarebbe, eh, sarebbe stato il karting. Ho voluto provare, mi sono preso un kart, ne ho avuti tre in vita mia e mi è piaciuta tantissimo la pista. Ma veramente tanto, e quindi da lì io ho iniziato nel 2014. Eh, mi sono ritrovato in un campionato kart sport, e mi è piaciuto molto e sono andato avanti per un paio d'anni. Quindi, nel 2014 ho preso l'impegno, diciamo, col primo campionato kart sport, nel 2015 ho portato dentro anche eh, una persona che fa parte della nostra squadra. Che è Simone eh, 2016 poi ho fatto l'ultimo anno perché ho dovuto lasciare per impegni musicali ecco diciamo così. esatto mi ricordo il 2016 perché è stato il primo anno intero che ho fatto anche io e ci siamo ritrovati in pista e ho notato subito che ne avevi ne avevi per andare sicuramente eh, diciamo che c'è una certa differenza tra rally e pista kart. Come hai fatto? Cioè, L'adattamento mi hai detto che eh, ti è piaciuta la pista, però, entrando più nello specifico, quali sono state le sensazioni, le emozioni che magari ti mancano del rally, ma che hai trovato in pista? Allora, nel Rally hai mh, eh, molti più imprevisti se si può dire, eh, perché mh, non fai mai un circuito, quindi ti trovi a passare nello stesso posto molto, molto raramente, le curve sono tutte diverse e non sai mai cosa c'è nella curva di, eh, dopo. Eh, la cosa forte del Rally è che tu al 70% fai solo quello che ti dice. La persona che hai a fianco, che si chiama Navigatore. Eh, in pista, invece, sei completamente da solo. Eh, a me, quello che è piaciuto tantissimo è stato il passare più volte dalla stessa curva per poter mh, andare a migliorare. La precisione di distanza, magari, della ruota sul cordolo, delle traiettorie, in, in, in pista si è molto più, bisogna essere molto più precisi, eh, non che nel rally non, non, si debba, non lo si debba essere, ma in pista è proprio millimetrica la cosa, e mi è piaciuta tantissimo. E sembra quasi che a ogni, curve, ogni giro devi passare in quelle curve facendo sempre meglio e questa cosa mi piace tantissimo il perfezionismo mi piace esatto, no questa è una cosa molto bella perché la ricerca del miglioramento poi non passa sempre anche in pista nel buttarsi dentro alle curve più forte che puoi perché non è quello Bisogna comunque poi riconoscere il tracciato, poi ricordarsi anche sempre alcuni punti della pista dove pensi che li hai fatti perfetti, andare a migliorare su altri punti, in modo tale che, soprattutto nel giro di qualifica, venga fuori il tempone che ti porta in prima fila. E soprattutto in gara, ogni curva ti può far guadagnare quei decimi che puoi guadagnare sugli avversari, che poi ti fanno vincere effettivamente la gara. Parlando di decimi secondi, passiamo adesso magari a un grosso avvenimento di cui eh, ho seguito la diretta e ho visto la tua vittoria eh, a Coridonia, il primo campionato italiano quattro tempi. Purtroppo io l'ho vissuta come un secondo e un terzo posto, che comunque per Simone Matteo è stato un grosso traguardo. Ovviamente era un nostro, eh, un nostro obiettivo stagionale, perché a inizio stagione ci eravamo prefissati di vincere comunque la Night of Champions Allonato, vincere l'Italiano e vincere il Car Sport anche diciamo perlomeno due su tre ce l'abbiamo fatto adesso che sei squadra possiamo dire quasi tre su tre eh, ovviamente la domanda ora è com'è stata la gara di Corridonia qual è stata poi anche l'emozione di passare per primo davanti al taguardo e sapere di aver vinto il campionato italiano è stato totalmente inaspettato eh, ci sono stati una serie di eventi che mi hanno portato prima a credere nella vittoria del campionato italiano, dopodiché a credere di non potercela fare in nessun modo e invece inaspettatamente ce l'ho fatta, è stato, è stato bellissimo, io penso che sia una delle emozioni più belle della, della, mia, della mia vita, della mia carriera insomma. È stato, è stato particolare. Prima della gara c'è stato l'organizzatore che, guardando me, eh, ha detto: Ragazzi, mi raccomando, perché non è come nel campionato: qui si vince, chi vince eh, la finale vince il campionato, quindi non è a punti una somma di punti. Gara però guarda, a me, io, in quel momento, ero in griglia di partenza ed ero settimo lo guardavo pensando ma perché lo dice a me che io non ce la farò mai a superare sei delle persone più forti che ci sono e alla, e fine, ti... alla fine ce l'hai fatta quindi ti sei portato a casa comunque il titolo e ovviamente in gara secca Ovviamente l'aspettativa sia che se nel 2021 ricapiterà l'occasione, tu riesca comunque a dare il massimo per conquistare nuovamente e confermarti. Eh, diciamo che poi, da lì eh, hai avuto una stagione molto difficile, comunque legata anche del, dei problemi sul mezzo. Eh, mi ricordo una gara a Viverone. Dove hai avuto alcuni problemi, ho sentito alcune gare dove ti sei fatto il bagno nella benzina, eh, ci cioè hai avuto alcune difficoltà. Quindi, diciamo che eh, hai avuto la gioia di conquistare il titolo, ma anche dall'altra parte, magari, la consapevolezza che potevi combattere con i migliori, ma non avere la possibilità in pista. È stato un po' frustrante questo punto di vista, questo aspetto. È stato un campionato difficile perché ho iniziato con un telaio che non mi permetteva di andare forte. Eh, sono riuscito dopo qualche gara a eh, cambiarlo prendendo un telaio sicuramente migliore, eh, il che mi ha permesso di avere del, dei risultati sicuramente migliori. Eh, però ho sempre avuto la sfortuna dalla mia parte. Una volta mi si è rotto il supporto del motore, una volta ho perso il tappo della benzina, una volta non avevo i freni, insomma, ho sempre avuto parecchie, parecchie cose contro di me. Contro mm. di me. Ecco. Parecchie sfortuna. Però, sfortuna. Da dire Però, quando mi è andata bene, eh, ho dato del filo da torcere anche a, ai componenti della Chevy Motorsport. Esatto, componenti della CV Motorsport che sicuramente ci stanno seguendo in questo momento e sicuramente ci sarà da battagliare in questo eh, 2021. Eh, una domanda, giusto così a caldo. Eh, diciamo che forse a dicembre non ti aspettavi di ricevere una chiamata per entrare nella squadra. Com'è stato? Come hai reagito? E come ti sei sentito? Beh, da quando ho iniziato a correre per il car sport eh, ho sempre visto la squadra Cevi e mi è sempre piaciuto l'idea di eh, essere parte di una squadra. Non mi aspettavo minimamente la tua chiamata, ma mi ha fatto tantissimo piacere e lo sai anche eh, perché... Portare avanti un campionato con degli obiettivi ben chiari, che non sono solo i miei obiettivi, mi stimola tantissimo. Soprattutto avere in squadra due piloti che sono tra i più forti del campionato è, è, è uno spettacolo fuori dal normale, perché, oltre a dover battere i piloti forti, bisogna anche battere gli avversari che ci sono in casa e, è bellissimo. Esatto, il, infatti se, se accadranno delle liti sarà mio compito andarla a placare per il bene della squadra, però ovviamente come sempre detto, eh, almeno la squadra si è sempre distinta nel non dare gli ordini di scuderia, a meno che ci si trovasse nei momenti finali con le situazioni delineate le ultime gare, quindi piuttosto che dare una mano all'uno all'altro per raggiungere comunque migliori risultati per la squadra, ma comunque non, non diamo ordini di scudere, si è sempre stati liberi pur rispettando quello, cioè il colore, il brand per cui corriamo, che deve comunque essere tenuto in piena considerazione. Anche comunque il discorso di. I tuoi stimoli sicuramente vai a combattere contro campione 2020, oh. campione 2019, considerando poi anche eh, come ha vinto Simone in un anno comunque che è stato particolarissimo, difficilissimo, considerando come ha vinto Matteo l'anno prima, se non ricordo male, è andato a podio tutte le gare. Ci ha fatto un, diciamo che Simone e Matteo stanno, hanno dominato il car sport negli ultimi due anni. Sicuramente per te sarà uno stimolo importantissimo. E quindi, ora la domanda: Crew, quali sono le tue aspettative per il 2021? Per questo primo anno con la Cebi, allora sicuramente non voglio pestare i piedi a nessuno, ma conosco. Il... Le mie, le mie possibilità. Eh, quindi sicuramente andrò a puntare almeno il terzo posto in campionato e se ne avrò l'opportunità tirerò, tirerò fuori un po' gli artigli per risalire un pochettino da quel terzo posto, cercando di andare a, a prendere qualcosa in più. Ecco. Esatto, diciamo che l'obiettivo della squadra è monopolizzare il podio, quindi riuscire a piazzarsi sempre più avanti possibile. E sicuramente sarà un punto comunque di, di attenzione avere comunque, come dicevo, eh, sia Matteo che Simone. Eh, avere tre galli nello stesso pollaio di non eh, farsi fregare magari da un quarto incomodo, quindi sicuramente l'importanza è quella: eh, la cosa molto positiva è che comunque siamo molto affiatati tutti. Perché siamo, penso che siamo oltretutto eh, te, Simone, siete amici da tantissimo tempo. Quindi, nel senso, c'è proprio un feeling in squadra, e un, eh, nel senso, un'armonia. Un Ovviamente quando si è in pista che si tira giù la visiera eh, bisogna riuscire a bilanciare questi punti di vista, però uno sempre dal massimo e poi si vedrà alla fine dell'anno cosa abbiamo tirato fuori. Eh sì, diciamo che quest'anno io correrò con un po' più testa degli altri anni, ecco, eh, dovrò stare attento a loro due perché loro due sicuramente sono i favoriti, eh, Matteo e Simone partiranno già con gli artigli fuori, fuori perché loro cercheranno di riconfermarsi e io sarò lì quindi non so se al momento non so se cercherò di approfittare di qualche loro errore o se eh, sarò lì con loro vediamo vediamo come andrà gli obiettivi sono sicuramente molto alti Esatto, come avevo detto all'inizio, ultima domanda: l'ultima domanda è l'altra tua passione è la musica? Magari parlaci un po' di questa altra tua passione, così faremo conoscere un po' più di te anche da questo punto di vista. Ma io scrivo canzoni, canto molte cover anche. Eh, mi sono assentato per quattro anni dal mondo del motorsport perché. Uh, avevo un impegno uh, molto grosso con la uh, mia band uh, che ho portato avanti molto molto bene, uh, sono riuscito a uh, girare posti uh, molto rinomati, ho conosciuto persone molto molto famose che si vedono anche ogni giorno in tv e... Adesso ho scritto una, una canzone da, da molto poco, devo ultimare il testo ed è una cosa che mi stimola tantissimo anche quella. Diciamo, quando sono fuori casa ho il kart che mi stimola, quando sono in casa ho la musica che mi stimola, quindi eh, sono quindi sempre... E non, non ti fermi mai. Non mi persona... Quando mi fermo è per coccolare mia moglie e i miei figli che comunque ci sono anche loro... Che, che, che tengono alta questa, questa mia passione. Ecco. Però comunque eh, un grosso grazie, nuovamente un grosso benvenuto davvero in squadra da parte mia, eh, comunque da parte degli sponsor che ci supportano e sicuramente abbiamo tante ambizioni, vogliamo comunque riconfermarci. Siamo in tre, in quattro che ci voglia riconfermare. Io non ho un cart sotto le mani, eh, però nel senso io faccio il tifo per tutti e tre voi, vi supporto al massimo e sicuramente un grandissimo benvenuto e un in bocca al lupo per il 2021. Grazie, grazie a tutti. mille, grazie a tutti, grazie a voi, grazie. Ciao a tutti.